Domenica alle 19:30 al Porta Elisa c'è Lucchese Pescara, gara in diretta in chiaro su Rete 8 con ampio prepartita a partire dalle 18:30. Anticipata a questo tardo pomeriggio la conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini che ha svelato la formazione. 4-3-3 il sistema di gioco con Plizzari tra i pali, Staver, Brosco, Pellacani e Moruzzi in difesa, squizzato in mediana con il rientrante Valzania e D'Agasso davanti. Cangiano e Merola a supporto di Tonin. L'unico che non verrà rischiato è Pierozzi, completamente recuperati, Bentivegna ed Edoardo Vergani. Particolarmente toccanti anche le parole di Silvio Baldini, il messaggio di Silvio Baldini a Vincenzo Marinelli. Con le immagini, Diego Martelli, i passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico biancazzurro. L'abbiamo recuperati tutti, sono tutti disponibili. E la formazione giocherà Plizzari, Staver, Brosco, Pellacani, Moruzzi, Squizzato, Balzania, D'Agasso, Cangiano, Tonin e Merola. Ha detto che gli acciaccati sono tutti recuperati, quindi Bentivegna, Vergani e Pierozzi, è tipo Valzania a Ferrara, quindi difficilmente verranno impiegati, oppure se c'è necessità. L'unico che cercherò di non rischiare, ma però è disponibile, però bisogna vedere come si mette la partita, è Pierozzi, anche perché poi abbiamo una settimana tra queste tre partite, quindi devo un po' gestirli, ma poi sia Bentivegna che lo stesso Vergani sono a disposizione, quindi voglio dire, non ci sono tipo di problema. Se noi dello staff pensiamo, perché abbiamo vinto 7 partite, pareggiate 2, che siamo bravi perché siamo primi, vuol dire che abbiamo cominciato la discesa nel baratro. Noi dobbiamo sempre cercare di andare a cercare un qualcosa di nuovo. E quindi il discorso anche della benda è stato una maniera per creare ancora uno stimolo ancora più positivo alla squadra nella ricerca di migliorare le loro abilità. Non è stata... Però... Come ti ho detto, io la conoscevo da tanti anni questo strumento, ma bisogna sempre metterlo dentro nel momento in cui veramente serve, altrimenti poi non ha nessuna efficacia. Io devo stare attento alla partita, ma non perché la Lucchese non ha mai vinto e noi invece abbiamo sempre vinto. Mi deve servire perché ogni partita ha una storia, ogni partita, quando l'hai giocata sai se è stata facile, se è stata difficile, se è stata abbordabile, se è stata tosta. Quali sono gli episodi che poi determinano le vittorie oppure le sconfitte? Noi bisogna pensare al contenuto della gara. Non è parlare di Lucchese, è parlare su un terreno di gioco che può sicuramente falsare determinate giocate. Quindi sarà da essere bravi a capire che certe giocate non si possono fare perché diventano rischiose, più se il campo è molto pesante, è molto... come ti posso dire? Se ci dobbiamo giocare in un pantano non è che possiamo giocare a fare il fraseggio, insomma cercheremo delle soluzioni diverse, bisogna essere intelligenti, ma c'è per tutte e due le squadre. Un mese fa, se non erro, ha fatto debuttare in questa stagione da titolare Davide Merola all'Adriatico, più o meno credo sia passato un mese, da quel Davide Merola a questo Davide Merola, quanto miglioramento c'è stato dal punto di vista fisico? Molto, perché lui ha preso più continuità durante la partita, infatti anche quando è entrato a Ferrara ha dimostrato di essere già dentro la partita, perché in fase di non possesso lui è stato utile alla squadra, perché poi quando ha la palla Merola può essere sempre utile, sia che sta bene che sta male, ha sempre un colpo geniale che può mettere un compagno, oppure lui può creare delle difficoltà agli avversari, ma può mettere sempre un compagno nelle condizioni di far gol. In fase di non possesso doveva migliorare e il ragazzo ha fatto passi da gigante da questo punto di vista, veramente bravo. Poco fa c'è stato l'ultimo saluto a Vincenzo Marinelli, quindi non so se voleva mandare un messaggio, un suo pensiero. Ho avuto la fortuna che questo signore, prima di andarsene, proprio un mese fa, si è fatto accompagnare lì dove ci alleniamo, a Silvi, e non è sceso neanche di macchina perché non stava tanto bene, si è fatto accompagnare e mi ha fatto tantissimi complimenti e è stato simpatico perché mi ha detto:
Guardi mister, a me del gioco non me ne interessa, mi interessa che vincete. Pescara deve vincere. Io ho detto, presidente, ma non è così, il percorso conta. Lascia stare, vinciamo, che poi il gioco. E quindi è stato molto simpatico nel dire queste cose. Anzi, mi aveva anche invitato, appena si sarebbe ripreso, che avremmo fatto una cena. E quindi mi dispiace che questa cena non sia avvenuta. Mando a questo signore che stasera è andato oltre l'orizzonte, gli mando un caloroso abbraccio, perché a questo orizzonte lui possa trovare altri scenari come il suo Pescara che gli possono dare questa soddisfazione. E però mi auguro anche, da credente, che lui ci possa vedere e possa gioire anche dal di là delle nostre soddisfazioni, delle nostre vittorie.